quindi non ci saranno neanche più i nostri nonni, quindi il racconto sarà ancora più difficile, ancora più edulcorato, ancora più complesso, e soltanto una comunità che sentirà visceralmente quei fatti e quegli accadimenti come propri sarà in grado di trasmetterli in maniera intelligente, in maniera costruttiva, in maniera positiva, in maniera particolarmente attenta al concetto di memoria che esiste e sussiste solo quando non è semplicemente un ricordo sterile, un appuntamento tradizionale, una routine, ma è un passaggio di consegne fra una generazione e un'altra che hanno dinanzi a loro il passato e il futuro della propria gente. Quindi...